Buona domenica. Oggi, 5 febbraio, quinta domenica del tempo per annum, continuiamo nella lettura del capitolo quinto del Vangelo di Matteo. Siamo immediatamente dopo le Beatitudini. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Il brano evangelico delle Beatitudini che abbiamo letto domenica scorsa si chiude con un'affermazione rivolta ai discepoli che diceva così: Non sconvolgetevi se il mondo vi perseguiterà, infatti perseguitarono i profeti prima di voi. Con questa apertura appare chiaro il modo in cui Gesù vede la nostra fede e la nostra adesione a Lui. Il cristianesimo non è una religione tranquilla, nata per farci stare in pace senza problemi. La nostra fede si radica sull'esperienza dei profeti e i profeti sono stati perseguitati. Credere è quindi farsi portatori di un messaggio, di un annuncio che è controcorrente. Non si può accogliere il messaggio delle beatitudini senza diventare profeti di un nuovo stile di vita per un mondo che è poco disposto ad accoglierlo. Tutta la sconvolgente novità dell'amore cristiano va proprio in questa linea. Ad esempio, il matrimonio cristiano si radica sulle beatitudini ed il loro messaggio, perché annuncia un amore che è piuttosto divino che umano. È un amore fedele per sempre, un amore che privilegia il valore della persona rispetto a quello del sesso, un amore dove i genitori vivono per i figli e non viceversa. In questo contesto incontriamo la prima immagine del Vangelo di oggi. Voi siete il sale della terra. I cristiani con la loro vita sono chiamati ad essere il sapore di un mondo che è diventato insipido. Il sale dà di nuovo senso alla vita. Ci invita a riprendere coscienza di ciò che siamo, ci propone degli ideali alti, pieni di sapore. Tutti gli uomini vogliono vivere una vita vera, ma se non assaporiamo quel sale, la vita la getteremo via e non servirà a niente. Questo è il nostro compito come credenti, vivere e proporre una vita piena di sapore e di valore. Il sale è il sapore della beatitudine, un sapore che come il sale può essere trovato solo con la fatica di un profondo scavo nelle viscere della terra, oppure con la pazienza di una lunga attesa finché il sole non faccia evaporare l'acqua del mare. E così appaia il sale. Per gli antichi il sale era difficile da trovare. E
Questo ci dice che se dobbiamo essere il sale della terra non sarà una cosa semplice. Il sale non solo dà sapore alla vita, ma conserva anche la carne evitando che deperisca e che muoia. Il sale simboleggia perciò il senso della vita, il suo valore, la possibilità di una vita che non muoia. Anche questa è la testimonianza evangelica. Per essere sale della terra dobbiamo essere testimoni di una vita che non muore. Abbiamo detto che la beatitudine è anche luce, attraente chiarore di cui tutti vorrebbero godere. Come quando giunge la luce è impossibile non vederla, così ci dice Gesù che dovranno essere i cristiani nel mondo, terzi, luminosi, trasparenti, coerenti con il messaggio di cui si fanno portatore. Luce del mondo. San Giovanni Crisostomo dice: luce del mondo, non di un popolo, di una generazione, di una città, di una nazione, ma del mondo, che non può essere nascosta perché brilla con grande chiarezza. Luce di sapienza, frutto di quel sale che ha ridato un senso e che ora vuole aiutare non alcuni, non pochi, ma tutti. Impossibile nascondere questa luce. La luce che deve risplendere davanti agli uomini, di cui ci dobbiamo fare testimoni, è la luce del Padre. Per questo è la luce del mondo. È la luce che ci è stata donata da Dio attraverso Gesù. È la luce di una bontà che non genera dubbi, ma che risplende con chiarezza davanti a tutti. Le opere buone che il Padre ci chiede di fare, dice Gesù. Ma devono essere opere piene di luce, limpide, vere, così chiare che nessuno abbia il coraggio di metterle sotto un secchio. Opere delle quali non vergognarsi, che non nascono dal compromesso o dalla pigrizia. Il Signore ci chiede molto, ma la via che ci chiede di percorrere sarà una via di benedizione per noi e per gli altri. Siate luminosi.